Ciao a tutti e benvenuti! Oggi iniziamo una nuova serie di video relative a una saga che ultimamente sta riscuotendo un notevole successo sia grazie ai libri ma anche alla serie di videogiochi e prossimamente anche a una serie TV. Tempo fa ho pubblicato su Instagram una storia dove vi chiedevo, tramite un sondaggio, quale saga letteraria o del cinema o dei videogiochi avreste voluto approfondire dal punto di vista mitologico, e la maggior parte di voi ha proposto proprio The Witcher. E devo ammettere che ne sono stata davvero contenta, sia perché ho giocato con piacere ai videogiochi, sia perché in quel momento ero proprio in procinto di terminare la serie di libri. Ma non perdiamo altro tempo e cominciamo a parlare della mitologia in The Witcher. Uno dei motivi per cui questa serie viene particolarmente apprezzata è secondo me il fatto che si tratti di un fantasy piuttosto maturo. Certo, ci sono gli elfi, ci sono i nani, ci sono mostri e magie, però vengono sempre visti da un punto di vista comunque piuttosto maturo. Il tutto è inoltre reso in maniera molto verosimile. Per esempio, gli umani si trovano a convivere con elfi, con nani, con altre razze, perché dopo aver distrutto il loro mondo, che è ciò che in fondo stiamo facendo anche noi, riuscirono a trovare una via di fuga grazie alla congiunzione delle sfere, che portò i vari piani esistenziali, vari mondi diversi, a sovrapporsi. E grazie a questa congiunzione gli umani poterono quindi entrare nel mondo che era già stato colonizzato da nani, gnomi ed elfi, e allo stesso modo numerose creature come ad esempio ghoul, vampiri o altri esseri che provengono da piani energetici diversi da quello in cui è ambientata la storia si ritrovarono intrappolati. Lo stesso Geralt afferma che si tratta di esseri rimasti privi della loro nicchia, del loro habitat, e che quindi uno strigo può uccidere senza problemi in quanto provocherebbero solamente danno, non essendo parte di un ciclo naturale. Gli umani, come spesso fanno anche nel nostro mondo reale, nel momento in cui arrivano, cominciano a desiderare di sottomettere tutto quanto. Ed è così che i nani, gli elfi, gli gnomi e gli elfling vengono relegati al ruolo di razze non umane, vengono tenuti in ghetti, vengono discriminati, che è tra l'altro anche un tema piuttosto attuale e che appunto mostra in tutta la propria cruda realtà la difficoltà dell'integrazione tra culture diverse. L'arrivo degli umani viene inizialmente sottovalutato dagli elfi, i quali, essendo eterni, ritengono che prima o poi questi nuovi arrivati dalle vite tanto brevi si stancheranno di fare la guerra, oppure il loro breve ciclo vitale avrà termine e quindi gli elfi potranno continuare a vivere le loro lunghissime vite in santa pace. Ma non avevano fatto i conti con la grande energia e il grande desiderio di potere tipico degli umani. Infatti i territori elfici si ritrovarono a divenire sempre più esigui, e mentre i più anziani si trovarono a cadere in uno stato di nostalgia, distruggendo tutte le magnifiche opere che avevano costruito, lasciandosele alle spalle per ritirarsi in territori sempre più lontani dagli umani, i giovani reagirono in modo diverso, ovvero si riunirono in delle squadriglie desiderose di farla pagare agli uomini. Questi ultimi vengono chiamati Scoia'tael, ovvero gli scoiattoli, e seppur siano molto agili e valorosi, dei formidabili arcieri, purtroppo numericamente sono davvero inferiori alle forze degli esseri umani e perciò vengono spesso strumentalizzati e utilizzati come diversivo proprio nelle stesse guerre di umani contro umani, e purtroppo il loro destino è quello di venire usati, sfruttati, mandati al macello senza veramente aver indebolito il loro nemico e piuttosto rimanendo invischiati nei giochi di potere degli umani. La stirpe degli elfi che vive nel mondo dove è ambientata questa storia è quella degli Ain Shae, i quali portano lo stesso nome del popolo dei tumuli che fa parte della mitologia irlandese, e la lingua che parlano all'interno del libro e del videogioco è una variante del gaelico, con qualche piccola ingerenza dell'inglese, del tedesco e anche un po' dell'italiano. Si tratta infatti di un linguaggio inventato dall'autore che tuttavia si basa in maniera molto forte sul gaelico. Infatti anche i nomi degli stessi elfi o dei luoghi da loro abitati sono chiaramente di matrice celtica. Non sono solamente gli elfi di questa storia a dover retrocedere, ad essere praticamente cancellati dalle mappe e dalla storia del mondo,
a causa dell'arrivo degli umani, ma questo avviene anche all'interno della mitologia irlandese, dove viene raccontato che i Tuatha De Danann, un popolo che arrivò per mare in Irlanda da molto lontano e che la colonizzò, dovette poi fare i conti con l'arrivo degli invasori milesi, un popolo celtico iberico che raggiunse l'Irlanda e volle farla propria. Ci furono grandi battaglie tra queste due diverse stirpi, ma alla fine furono gli umani a prevalere e ai Tuatha De Danann non rimase che andare a vivere nel reame oltre il velo, un regno sovrapposto al nostro che però rimane nascosto nelle trame dell'invisibile e che solo in determinanti momenti dell'anno, quando la nebbia è più fitta, si sovrappone creando dei passaggi. Da questo momento in poi, i Tuatha De Danann saranno noti come An Shae, il popolo dei tumuli, mentre in irlandese moderno essi sono noti come Doin Shae. Ed è emblematico il fatto che all'interno del mondo di The Witcher gli elfi si riferiscano agli esseri umani chiamandoli proprio Doin. Entrambi i popoli, quello di The Witcher e quello della mitologia celtica, si trovano dunque a fare conti con gli umani e, ahimè, a soccombere. Tuttavia, all'interno dei romanzi compare anche una seconda stirpe di elfi, ovvero quella degli En-El, che non sono il popolo dei tumuli, bensì il popolo degli Ontani, i quali sarebbero riusciti a sfuggire dal mondo in rovina per andare a conquistarne uno nuovo. L'ontano è una pianta davvero molto importante all'interno del mondo celtico ed è legata sia alla difesa dal punto di vista fisico che alla difesa in quanto consiglio che ti viene dato e che ti permette quindi di evitare il pericolo. È un albero strettamente oracolare. Infatti il personaggio mitologico a cui è legato, ovvero Bran il Benedetto, nonostante fosse stato avvelenato e avesse chiesto ai suoi uomini di tagliargli la testa, quest'ultima continuò a parlare e ad emettere profezie, proprio come avvenne anche nel mondo norreno alla testa di Mimir. Ma tornando agli Ain-El, scopriamo che il loro re ha un nome molto particolare, ovvero si chiama Oberon Muirchertach, dalla sonorità tipicamente celtica, che per di più porta il nome di colui che, secondo Shakespeare, non sarebbe altro che il re delle fate. Un altro elfo che sarà molto importante sia per Geralt che per Ciri si chiama invece Avalach, e anche questo nome proviene proprio dal mito e dalla leggenda bretone e celtica. Inis Avalach era infatti il modo in cui era chiamata l'isola delle mele, la leggendaria Avalon, la quale anche all'interno della saga di The Witcher mantiene un significato profondo. Non solo un intero romanzo si intitola La Dama del Lago, ma troviamo anche un personaggio chiamato Nimue, una maga che dimora in una torre rivolta proprio al di sopra di un lago e che a sua volta avrà un importante ruolo all'interno di questa storia. Nimue, nella leggenda arturiana, non era altri che la Dama del Lago, colei che consegnerà la spada Excalibur nelle mani di Re Artù e anche colei che prenderà con sé il giovanissimo Lancillotto, addestrandolo e facendolo diventare un grande cavaliere proprio all'interno del suo palazzo sul fondale del lago. Ed è proprio per questo che Lancillotto viene chiamato Lancelot du Lac, ovvero Lancillotto del Lago. Le numerose fonti che ci raccontano la saga bretone non sono però tutte quante concordi, infatti talvolta la Dama del Lago non ha un vero e proprio nome, mentre altre viene chiamata Nimue o ancora Viviana. Insomma, non c'è una regola vera e propria. Talvolta Nimue è invece colei che cerca di utilizzare Merlino, che è innamorato di lei, per farsi insegnare tutti gli incantesimi possibili e immaginabili, e che alla fine, pur non volendolo, finirà con l'imprigionare Merlino all'interno di una torre dalla quale non riuscirà più a farlo uscire. La saga arturiana torna anche nei vari viaggi tra i mondi e tra i vari tempi vissuti da Ciri. Incontrerai infatti un cavaliere di nome Galad, il quale sembra proprio uscito dritto dritto dalle leggende di Camelot. Torniamo però al discorso sulle razze,
perché mentre elfi, nani e gnomi sono considerati le razze antiche perché esistevano nel mondo prima ancora della congiunzione delle sfere e dell'arrivo quindi degli umani, troviamo però anche gli elfling e i mezzelfi che sono delle razze diverse dagli uomini però comunque nuove. E oltre a queste troviamo anche le driadi che vengono chiamate Enwudbian, ovvero in gaelico il popolo delle fanciulle del bosco. Infatti le driadi sono un popolo esclusivamente femminile che per riprodursi utilizza membri maschili di altre razze, quindi uomini o elfi, e che tiene con sé e alleva solamente le bambine. Le driadi hanno una carnagione verde o bruna che ricorda la corteccia di qualche albero o appunto il colore delle piante. Infatti loro si mimetizzano perfettamente all'interno del bosco e vivono in totale armonia con la natura. Sono delle tiratrici straordinarie e vivono all'interno del bosco di Brokilon, di cui sono le custodi e cercano di tenere alla larga gli esseri umani, i quali nella loro sete di potere vorrebbero disboscare la foresta ed estendere i loro domini. Anche le driadi sono un popolo che si rifà alla mitologia celtica, infatti la loro regina si chiama Eidhne, la quale all'interno della mitologia irlandese non è altri che la figlia di Balor, che venne poi avvicinata con l'inganno da Cian e che sarà la madre del dio solare Lugh. Secondo la leggenda, Balor, chiamato anche Occhio Malefico perché si diceva che fosse in grado di uccidere con il solo sguardo, era il signore dei Fomori, un'antica popolazione di giganti che abitava l'Irlanda prima dell'arrivo dei Tuatha De Danann, e aveva una figlia di nome Eidhne, che però teneva chiusa all'interno di una torre perché temeva una profezia che diceva che la sua morte sarebbe stata provocata proprio dal figlio di sua figlia. Perciò, per evitare che avesse una discendenza, la teneva rinchiusa in una torre con la sola compagnia di ancelle femmine, e nel corso di tutta la sua vita la fanciulla non aveva neanche mai visto lontanamente un uomo. Forse Balor l'avrebbe passata liscia se non avesse cercato di impadronirsi di una vacca che apparteneva a Cian e ai suoi fratelli, e questi, per vendicarsi, scoprirono della profezia. Perciò Cian attese una notte di tempesta, si travestì da donna e andò a bussare alla porta di questa torre, impietosendo le ancelle e chiedendo di ricevere ospitalità. Vedendo che si trattava di una donna, queste la lasciarono entrare, eppure Cian quella notte si tolse il travestimento e andò a trovare Eidhne, la quale quindi rimase incinta del piccolo Lugh. Effettivamente il giovane eroe solare sarà colui che metterà fine alla guerra tra Tuatha De Danann e Fomori, vendicherà Re Nuada e ucciderà Balor Occhio Malefico. Nonostante nella saga di The Witcher le driadi abbiano dei nomi celtici, esse appartengono originariamente alla mitologia greca, dove si distinguono dalle amadriadi, che sono delle fanciulle legate al proprio albero e che senza di esso morirebbero, in quanto le driadi sono invece in grado di allontanarsi dalla propria pianta e non ne sono strettamente simbionti. In ogni caso, sia le driadi che le amadriadi proteggono la natura e specialmente la pianta a cui sono connesse, arrivando a infliggere meritate punizioni a coloro che osano tagliarla. Anche se il termine driade viene inteso in maniera generica come ninfa degli alberi, la driade era in realtà in particolare la ninfa della quercia, mentre quelle che erano legate a differenti tipi di alberi portavano altri nomi, ad esempio le meliadi erano le ninfe del frassino, le epimelidi erano quelle del melo e le cariatidi quelle del noce. Come abbiamo visto, mentre per gli elfi e le driadi, che sono queste creature molto legate alla natura, permane comunque di base un'ispirazione di stampo celtico, i nani mantengono il loro forte retaggio norreno. Infatti anche all'interno di The Witcher i nani sono tozzi, con delle grosse barbe, sono grandi guerrieri ma soprattutto artigiani impareggiabili. Le armi e i monili prodotti dai nani sono i più belli in assoluto, oltre che quelli di qualità maggiore.
Nel mito norreno, gli oggetti più preziosi e potenti degli dei vennero creati proprio dai nani, come ad esempio il Mjolnir, il possente martello di Thor, o Draupnir, l'anello di Odino che ogni 9 notti si moltiplicava per 9 volte, o ancora la nave del dio Freyr, che si muoveva da sola e che, quando non serviva più, poteva essere ripiegata come un fazzoletto di stoffa. Dopo la perdita della sua impareggiabile lama da strigo, Geralt infatti farà molta fatica a trovare un'altra spada degna di lui. E sarà proprio grazie a una lama forgiata a Mahakam, il reame nanico, che finalmente lo strigo riuscirà ad impugnare un'arma impareggiabile. La saga di The Witcher riserva ancora numerosissimi riferimenti alla mitologia celtica e norrena, ma non solo, ma di questo parleremo all'interno del prossimo video. Nel frattempo, se siete interessati alla mitologia, vi invito a iscrivervi al mio canale per non perdervi tutte le novità e a dare uno sguardo ai libri che vi lascio in descrizione, che raccontano proprio i miti e le leggende di cui ho parlato all'interno di questo video. Detto questo, non mi resta che salutarvi. Grazie mille e a presto!